Nel frattempo apro questo video mandando un grande abbraccio a tutti gli amici dell'Emilia Romagna qui. Non si tratta se sono juventini, interisti, milanisti, napoletani, a chiunque vive in Emilia Romagna e sta vivendo queste ore drammatiche. Io ieri ho sentito l'amico Carminiello, mio collega e grandissimo amico youtuber. Mi sono informato su Dr. Juve, gli ho mandato un messaggio oggi. Mi sono sentito con lo zio Taff che partecipa con noi con la GF Forever TV, ho chiamato il calcio di Ciro, mi sono sentito con Ciro, insomma, tutta la gente che conosco che vive là, e ovviamente anche sui vari social, con qualcuno su Facebook, insomma, e fortunatamente questi ragazzi, anche se un po' con qualche problema, se la stanno cavando. Quindi un abbraccio e un grande sostegno virtuale, se si può dare una mano. Noi siamo qui a disposizione, qualsiasi cosa possiamo fare per questi ragazzi, per chiunque abbia bisogno, noi cercheremo di fare il possibile. Detto questo, ragazzi, torniamo al calcio, che è quella cosa che può servire per distrarci da queste tragedie. Dopo la disfatta di Siviglia, sono partiti i soliti hashtag, bisogna cambiare Allegri. Ragazzi, io sono il primo che voglio che Allegri se ne va. Veramente, perché la situazione è diventata veramente insostenibile e la cosa è diventata veramente troppo troppo pesante. Però, dico, c'è sempre quel però. In una stagione fallimentare, fallisce Allegri, fallisce lo staff tecnico, fallisce lo staff medico, fallisce Szczęsny, fallisce Vlahović, fallisce Bremer, fallisce Danilo, fallisce Miretti, fallisce Fagioli, falliscono tutti. Perché io, come dico sempre, il calcio non è uno sport individuale, lo sport è un gioco di squadra. Quando si vince tutti insieme, quando si perde tutti insieme. Quindi sono 2 anni, è giusto che Allegri 2 anni non ha portato nessun titolo, anche se questo è stato un anno non travagliato di più, e sta continuando perché lunedì arriveranno altre sentenze, vediamo come finirà questa faccenda qui, poi anche la manovra stipendi a giugno, insomma siamo nella merda, però ci stiamo mantenendo a galla. Comunque non hai portato titoli, è giusto che quando un allenatore non vince va via, poi che sia Allegri o non Allegri, a me, ripeto, che alcuni mi additano come allegriano, ma a me non mi interessa, io sono uno che vede il problema oltre l'allenatore, non mi soffermo solo all'allenatore. Quindi bisogna cambiare allenatore, giusto? Oggi c'è il nome di Spalletti, tutti a dire basta che va via, chiunque va bene, come si è vociferato Spalletti, già sono partite le critiche a Spalletti, ma quello non vince, ma quello ha vinto scudetto a Napoli a culo, quello no, come? Avete detto che va bene chiunque, ma già vi lamentate di Spalletti, che nemmeno si sa se è vero che viene Spalletti, perché ci sono anche altri nomi in circolazione. Quindi il problema, ragazzi, il tifoso giovanile criticherà sempre. Io ripeto e lo dico spesso, noi abbiamo mandato una volta via Allegri, abbiamo preso Allegri, vinceva scudetti, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e faceva finale di Champions. Abbiamo preso Sarri, abbiamo cominciato a vincere solo lo scudetto, abbiamo preso Pirlo, abbiamo vinto solo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, abbiamo ripreso Allegri, non abbiamo vinto niente più. Perché? Perché tre allenatori sono incapaci, o forse perché calciatori e leader da Juventus noi non ne abbiamo. Noi abbiamo dei giovani promettenti che possono esplodere in questa squadra qua, ma vedendo anche il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City, anche loro dalla candela hanno sfornato dei giovani. Però c'è una piccola differenza, questi giovani che venivano sfornati dalle candele in prima squadra trovavano dei leader. Il Barcellona, per esempio, ha fatto esplodere Pedro e Gavi. Questi due giovani sono esplosi dal Barcellona, ma non sono esplosi tra giovani e giovani. Comunque, il Barcellona in rosa aveva dei leader, che sono i Piqué, che sono i Busquets, che sono i Lewandowski, che sono i Ter Stegen, che sono i Dembélé, anche se comunque ancora giovane età, però è un giocatore già che gioca a certi livelli da un bel po'. Quindi, cosa voglio dire? La Juventus, questi giovani, se noi in rosa non mettiamo dei leader, dei giocatori della Juventus, perché oggi il leader del centrocampo della Juventus, voi mi sapete dire chi è il leader del centrocampo della Juventus, doveva essere Pogba, purtroppo Pogba ha avuto quest'anno travagliato. A chi, da questi giovani, Miretti, Fagioli, il Paranchea, da chi devono imparare a giocare in quel ruolo là? Da Locatelli, Locatelli deve essere il leader del centrocampo della Juventus, no? Quindi, per tornare a vincere, per tornare a fare, diciamo, un determinato tipo di gioco, come tanti mostra parola gioco che è uscito, che va di moda, il gioco, ci vogliono degli interpreti buoni. Io dico sempre che alla Juventus, se Vlahović deve stare per forza girato davanti alla porta perché sennò è fuori ruolo, Chiesa non deve fare più di 20 metri perché sennò è fuori ruolo, Locatelli, quella è una mezzala, deve fare. Fatemi capire perché il Siviglia c'aveva Jesus Navas che ha giocato a tutto campo e ha fatto un partitone della Madonna, perché Rakitic a 37 anni andava a prendersi, ha fatto pure il difensore centrale contro la Juventus, perché quello là, quello Billon là, come cazzo si chiama, non mi ricordo il nome,
giocava a centrocampo nel Siviglia, quello ha fatto il tuttocampista, quello ha fatto il tuttocampista, ha fatto quello là. Cioè, perché le altre squadre, i giocatori possono fare avanti e dire, qua si parla di giocare alto, la Juve deve giocare alto, deve pressare alto, ma noi abbiamo le mezzale, i terzini forti per poter fare questo gioco del pressing alto. Voi guardate il Manchester City, è bello a dire a Guardiola, il Manchester City come gioco, ma il Manchester City ha giocatori veloci, ha giocatori che può fare quel tipo di gioco. Noi abbiamo terzini, che noi praticamente terzini non abbiamo, perché abbiamo Alexandro che è un ex giocatore, che tra l'altro è scattato sto rinnovo automatico qua, spero che Giuntoli o chi verrà faccia quello che deve fare questi giocatori qua. Abbiamo Cuadrado che è un ex giocatore, cioè che Cuadrado parla in conferenza, fa, dice, ma poi entra in campo e non si manda neanche all'ambito, quindi noi abbiamo questi giocatori veloci per poter correre, per pressare alti, no, non ce l'abbiamo, quindi per fare il gioco del Manchester City non è che ci vuole l'allenatore, ci vogliono anche dei giocatori che abbiano minutaggio nei gambi o che hanno forza nelle gambe di poter fare quel tipo di gioco là. Quindi chiudo dicendo, è giusto cambiare allenatore? Sì, perché quando non vinci 2 anni è giusto che va via, però non pensiamo che cambiando l'allenatore e rimanendo con questa squadra si possano fare chissà quanti successi in più, puoi vincere 2 o 3 partite in più. Ma alla fine, se a me la stagione deve finire, che faccio terzo in campionato, esco ai quarti di Champions, se partecipiamo, non vediamo. Però mi devo sentire dire, però abbiamo giocato bene, per me questa non è mentalità Juve, perché io conosco la Juventus, la Juve ogni anno deve giocare per vincere. Gli obiettivi, fare terzi, fare un bel gioco e fare esplodere i giovani, sono mentalità da Sassuolo, Atalanta, noi non siamo quelle squadre, noi siamo la Juventus, quindi è giusto cambiare allegri? Sì, ma bisogna rinforzare anche la rosa in campo, perché noi non abbiamo leader o giocatori da Juventus. Chi ci doveva fare la differenza? Purtroppo ci ha delusi, ci ha traditi come Di Maria, perché Di Maria quando gli fai quell'errore davanti alla porta, l'allenatore colpe ne ha zero. O se tu Chiesa al posto di spazzare la palla ti intestardisci e vuoi scartare 2-3 e non mi venite a dire ma Chiesa là non deve stare, perché ripeto, guardatevi il calcio estero, guardatevi come gioca Salah, guardatevi come giocava anche Vinicius, oppure ricordatevi la Juventus, Mandzukic, Tevez che se andava a prendere il pallone in difesa, non c'avevano questi problemi, io non capisco perché la Juve dobbiamo sempre giustificare. Chiesa purtroppo viene dopo infortunio, deve recuperare e spero che l'anno prossimo torni il Chiesa che conosciamo, perché Chiesa non si discute, questo è poco ma sicuro. Però smettiamolo di dire Allegri che sbaglia con Chiesa, Allegri che sbaglia con Vlahovic, Vlahovic è costato 90 milioni, un giocatore 90 milioni, non può stare solo spalle girato alla porta, deve saper fare un po' di tutto, sponde, spalla alla porta, sapersi prendere la palla, perché gli altri giocatori costati di meno, Mandzukic non è costato niente, faceva il triplo di quello che sta facendo di Vlahovic, pagato 90 milioni, quindi... Giusto cambiare l'allenatore? Sì, però bisogna intervenire anche in mezzo al campo, se no non si va da nessuna parte. Ragazzi, un abbraccio e sempre fino alla fine.